cerchiamo di tornarci indietro per la conclusione, passiamo all'approfondimento sul progetto Musa, che è appunto un progetto, dimmi pure Claudio, un progetto triennale, un progetto europeo coordinato dalla Hellenic Open University, quindi un'università a distanza, coinvolge tre paesi, Italia, il Portogallo e la Grecia, per Portogallo e Grecia sono per parte anche le rispettive comitati connazionali, quindi in questo caso il fatto che noi siamo riusciti a recuperare in modo diverso questa collaborazione sulla formazione di comitati è anche un motivo di soddisfazione per noi. In questo anno, perché il progetto è iniziato quasi un anno fa, novembre del 2016, sono state fatte alcune azioni preparatorie a quello che avviene da adesso in poi, cioè lo sviluppo dei materiali didattici e formativi. Quindi su questi tre aspetti di azioni formative interverranno le colleghe che vengono da Roma, Claudia Matera e la prima da Green Campus University. Grazie. Tanto buon pomeriggio a tutti. Io appunto mi chiamo Claudia Matera e lavoro alla Green Campus University, sono appunto un ricercatore di appartengo a un centro di ricerca che si occupa di nuove tecnologie, in particolar modo all'impiego di queste tecnologie. Per quanto mi riguarda, essendo l'unica del gruppo che ha una formazione umanistica, più nello specifico dalla storia dell'arte, chiaramente l'impiego di tali tecnologie per tutte quelle necessità che possono appunto essere utili per il mondo museale e più in generale della cultura, quindi a 360 gradi. Come giustamente ci ha anticipato Margherita, noi, quindi inizio io e poi seguiranno altri due interventi su questo, vi introduciamo alcuni aspetti di questo progetto appunto che si chiama Musa, soprattutto per l'attività che è già stata svolta e quindi chiusa di ricerca iniziale, per diciamo così, che ha diversi obiettivi che adesso mi dico, e poi appunto la strutturazione e quindi poi erogazione del percorso formativo così come è stato indicato nel momento in cui abbiamo proprio scritto questo progetto per appunto ottenere finanziamenti e supporto della comunità europea. Nel dettaglio io inizio raccontandovi un aspetto della ricerca, dell'ampia ricerca che è stata svolta finora. Nello specifico l'offerta formativa riguardante chiaramente le competenze digitali che è possibile avere in Italia da istituzioni molto differenti tra loro, e poi successivamente in conclusione vi dirò invece proprio qual è il percorso formativo che il progetto Musa, perlomeno come diciamo così, struttura ad alto livello, vuole proporre. Quindi per quanto riguarda l'offerta italiana, da una mappatura proprio che abbiamo eseguito, abbiamo individuato 16 corsi offerti da 12 università italiane. Per 16 corsi intendiamo proprio un corso strutturato che possa essere da un percorso di laurea triennale o approfondimento magistrale, ma per lo più in realtà si tratta di master, quindi una formazione di tipo ancora superiore. Tra le tematiche che maggiormente vengono, quindi proprio come competenze, che emergono maggiormente, quindi in comune nella maggior parte dei corsi, sono dedicate alla gestione, management a 360 gradi, al diritto, quindi tutti quegli aspetti anche di tipo amministrativo, quindi di legge, riguardanti sia il digitale sia più in generale i beni culturali, e la comunicazione, che più volte già finora è tornato come argomento, ed infine il marketing. È pur vero però che oltre all'università vi sono altri enti che chiaramente erogano formazione, e diciamo in generale, non so se avete confidenza con la definizione, che per le università si parla di formazione formale, vi sono però la cosiddetta formazione di tipo non formale e informale. Giusto per chi non ha confidenza con queste definizioni, la tipologia di formazione formale è tipicamente quella universitaria, quindi c'è qualcuno che trasferisce le informazioni e viene rilasciato soprattutto un attestato che certifica che
possa essere un corso di laurea o altro, master che sia, certifichi l'acquisizione di queste conoscenze e competenze. La formazione di tipo non formale può anche avvenire in una sede di aula, ma al di là di questo non rilascia una certificazione come può essere per esempio una, appunto, una laurea o una master. Questa è la grande differenza tra le due. La formazione di tipo informale invece è proprio, ragioniamo sul termine, di tipo informale, cioè una modalità che non è necessariamente dichiarata essere un'azione formativa, ossia una chiacchierata per esempio con Margherita che ha una esperienza decennale su determinati argomenti, uno scambio di opinioni con lei, una sua introduzione a un determinato tema, per me può essere una, due ore, mezza giornata di formazione, ovviamente di tipo informale, perché prima di questo colloquio non era previsto questa acquisizione di competenze e tantomeno Margherita mi rilascerà un'attestazione per aver avuto questo colloquio con lei. Ok, quindi appunto nello scenario italiano abbiamo individuato 17 appunto corsi strutturati che ritornano in questa tipologia, quelli chiaramente che abbiamo trovato sul web ovviamente, e per quanto riguarda le competenze, per lo più quelle che vengono erogate con queste modalità sono per le cosiddette soft skill, ossia quelle competenze, anche chiamate competenze trasversali, le quali vengono principalmente trasferite, sviluppate con degli approcci più pratici e tecnici, e dopo ne vedremo alcune per capire di quali si tratta. Sempre ritornando ai corsi di tipo formale erogati dalle università, per lo più sono quelli dedicati alla comunicazione e puntano principalmente alla comunicazione di tipo social, quindi come poter utilizzare i canali social per comunicare nel nostro contesto sempre chiaramente progetti e attività culturali. In merito alle attività chiaramente sono lezioni frontali e poi delle tesi finali o project work, questo soprattutto per quanto riguarda i master. Invece abbiamo notato che invece per quei corsi che sono di tipo non formale ed informale, per lo più le azioni, le attività di formazione, piuttosto che essere un'attività in aula, come potrebbe essere un'occasione come questa, bisogna invece delle azioni di progettazione e di incontro di competenze. Quindi immaginatevi uno scenario in cui, in un caso specifico, per esempio all'interno di un museo, vengono chiamate competenze diverse, persone con competenze diverse dal mondo della comunicazione, dell'informatica, della tecnica, della logistica e chiaramente dei beni culturali, e insieme vengono coinvolti in un'azione di progettazione di un servizio oppure di design del logo del sito di interesse, per fare un esempio. E quindi chiaramente le azioni sono per lo più di workshop o insomma chiaramente anche in termini di lunghezza e di durata ridotti rispetto, immaginatevi, a quelle formali che normalmente sono perlomeno annuali, un master è perlomeno annuale. Perché questa differenza e perché abbiamo fatto questa mappatura? Per capire da una parte nel momento in cui noi vogliamo proporre in Italia un'altra offerta, quindi un percorso didattico, qual è lo scenario? E anche la tipologia, quindi se è erogato da un'università e con quale tempistica, o erogato invece da enti o associazioni, fondazioni, altre realtà di questa natura e con quali modalità. Vi ho anticipato che soprattutto per nel momento in cui abbiamo mappato le azioni di formazione non formali e informali, emergono soprattutto quelle che si chiamano le soft skill, anche dette le competenze trasversali. Io qui ve ne ho riportato, e qui le vediamo più a scorrere per avere un'idea di che cosa stiamo parlando, quelle che noi abbiamo tenuto in considerazione e che quindi di volta in volta andavamo a cercare nel web per verificare quali siano i corsi esistenti. Quindi tra le competenze trasversali troviamo per esempio sia la leadership, ma anche colui che è in grado di facilitare il cambiamento. Questo viene inteso soprattutto in termini di spirito, nel senso di investire nell'innovazione per certi aspetti, quindi anche di tipo progettuale, più che un facilitatore effettivo, oltre che quindi intendo dire materiale.
Simile su questo aspetto è il senso di iniziativa, al quale però abbiamo aggiunto anche l'imprenditorialità. Per imprenditorialità si intende non tanto di rendere, per intenderci, estremizzare, proprio per capirci, il museo un'istituzione privata, a sé stante, eccetera, no, inteso come avere anche la capacità di individuare un processo che sia autoconsistente e che sia sostenibile. Quindi in questo senso, prendendo alcuni che sono gli aspetti del mondo imprenditoriale, introdurli invece in ambito di tipo progettuale. Nonché gestione del tempo, pensiero creativo, la capacità anche di negoziazione, la potremmo anche leggere come capacità di mediazione, che va chiaramente a braccetto con delle capacità interpersonali, che viene inteso chiaramente soprattutto in termini relazionali, quindi la capacità di costruire anche delle relazioni basate sulla fiducia. Chiaramente delle competenze di comunicazione, questo soprattutto nella relazione, cioè essere in grado di rendere comprensibile, per esempio, la propria proposta, la propria idea ad un pubblico diverso. In questo caso non parliamo all'esterno del museo, parliamo anche all'interno, cioè che io stia parlando con la mia direzione, oppure con il mio team, oppure con un gruppo che magari di questo argomento non è particolarmente ferrato, essere in grado, cambiando chiaramente il mio linguaggio, di renderlo accessibile e quindi comprensibile. L'ascolto attivo, quindi captare, comprendere, dà appunto un'attenzione, come dire, non soltanto sulla terminologia usata, ma anche sulla tonalità, per esempio, di voce utilizzata, la persona che ha davanti che tipo di anche sentimento mi sta dando nel momento in cui mi sta avvisando di qualcosa. E quindi appunto, di nuovo, mediazione, aspetti riguardanti l'etica e l'integrità. Fact-driven si intende proprio di, diciamo così, essere in grado di mirare verso l'obiettivo e far sì che sia evidente questo obiettivo. Team working, ovviamente, perché si lavora oramai sempre di più in gruppo, è tra le competenze di, diciamo così, nuovo ingresso, sicuramente ne avete sentito parlare, la resilienza, nonché anche il mentoring e il coaching, che sono un po' diverse, ma insomma si possono mettere insieme. E chiaramente qui ci sono dei conosciuti già, come appunto il management, l'influenza e la persuasione, capacità di networking, di analizzare e sintetizzare le informazioni, prendere decisioni, storytelling, che abbiamo anche già menzionato prima, e l'audience development. Sono tante, e a ragionare chiaramente uno dovrebbe possederle tutte, giustamente si possono sgranare gli occhi. Nella realtà chiaramente non è necessario avere tutte queste competenze, sono state appunto mappate ed indicate perché sono confluite in maniera differente nei profili che in parte appunto sono già stati anticipati, ma ce ne parlerà tra poco Federica, quei profili che noi abbiamo appunto identificato e che saranno alla base del percorso formativo di Musa. Giusto qui, velocemente, per indicarvi che successivamente abbiamo anche condotto un questionario per individuare quelli che sono i fabbisogni sentiti da sia professionisti del settore museale, quindi chi già ne lavora in maniera appunto fissa all'interno delle strutture museali, sia giovani neolaureati che o ancora a professionisti che lavorano a supporto dei musei, per esempio nei servizi di gestione o servizi aggiuntivi. Tra le domande che abbiamo posto, abbiamo appunto chiesto quali erano sia, qui li vedete elencati, quelle tematiche che hanno approfondito con i loro percorsi di studi dopo la laurea, principalmente scuole di specializzazione e master, e sia a quale tematiche questo pubblico è interessato, e vedete come in alto svetta proprio la comunicazione, con poi una chiaramente inclusione dei social media e appunto la relazione tra il museo e il turismo e l'audience development, come diciamo così i primi tre che sono stati indicati, e poi a scendere tutta una serie di altre indicazioni laddove, se ci
fate caso, verso il basso troviamo Basic ICT, quindi Information and Communication Technology di base 10%, quindi molto basso, e quella avanzata ancora più basso. Quindi questo per dirvi che sebbene noi, appunto, era dichiarato in questo questionario che stiamo parlando di competenze digitali, come abbiamo visto, diciamo così, la digitale qui sta comparendo solamente negli aspetti di comunicazione, perlomeno nello scenario italiano. Okay. Qui per indicarvi appunto quelli che sono i tre temi che erano sentiti prioritari da questo gruppo, e poi appunto tutto questo materiale, come vi dicevo, da una parte è servito a noi per costruire i quattro profili che appunto proponiamo per l'attività formativa all'interno di Musa, e l'attività formativa avviene in tre modalità, è stata suddivisa in tre parti. La prima sarà dedicata soprattutto alle competenze digitali e sarà erogata online attraverso una piattaforma secondo le modalità MOOC. La seconda parte della formazione, quindi coloro che avranno seguito la prima parte vorranno approfondire le competenze trasversali, avranno appunto l'occasione di seguire quelle sessioni che noi faremo in presenza per appunto azioni per lo più pratiche, quindi per lo più attività che facciano sì che quelle competenze possano crescere. E poi l'ultima parte, delle competenze ancora più tecniche, proprio diciamo così, come quasi fosse una prima prova dell'espressione delle competenze acquisite all'interno appunto del museo, che può anche essere il proprio chiaramente, con la sia definizione ma soprattutto sviluppo di un progetto all'interno dell'istituzione. Per chiudere, non so se tutti sono diciamo così allenati con le terminologie, qualcuno si starà chiedendo che cosa MOOC. È un acronimo, ovviamente, vuol dire Massive Open Online Course, e lo spiega un po' da sé. Massive perché dà la possibilità che un enorme numero di persone possano iscriversi. Open, che appunto non richiede un'iscrizione intesa in termini proprio economici, come appunto invece può avvenire con le rette. Ci si registra ovviamente, ma non si chiede un contributo economico per seguire i corsi. Online, quindi, vuol dire che rafforza in questo senso anche Open, è accessibile da qualunque parte della terra. E corso, perché ovviamente stiamo parlando di un corso secondo tutte quelle che sono le modalità online. Giusto per chiudere, se qualcuno di voi vi è capitato insomma di seguire un corso di MOOC, chiaramente non è nulla di nuovo, nel senso che esistono oramai da parecchi anni, e queste sono alcune delle piattaforme già esistenti, aperte, che appunto trattano argomenti più disparati, anche nelle modalità le più disparate. E quindi quello che faremo noi è costruire una, diciamo così, nostra nicchia appunto di piattaforma nella quale erogare specificatamente appunto i corsi mirati alla elaborazione e allo sviluppo di queste quattro figure appunto uscite fuori dalla nostra